Salutiamo a tutti. Sta giornata volesse parlare di una lingua assai interessante, una lingua che tra la storia ha tanto legame con lo siciliano e che rappresenta una miscaglia tra comuni, chiddu latino e chiddu semitico. Sta lingua è chidda delle nostre vicini frate, potremmo dire, maltesi. La lingua maltese è parlata a sbozzo di 520.000 cristiani. C'è qualche studioso che afferma che viene dell'antico Fenicio, ma non esiste nulla prova linguistica che sostiene questa tesi. La realtà, sostenuta dalla maggioranza degli studiosi, è che lo maltese viene dell'arabo siciliano. Ma che è quest'arabo siciliano? Come sappiamo, l'arabo è una lingua cacciata e una sfumata di dialetti, sciamenati a tutte e due bande onde se parla. All'itante, questi dialetti sono assai differuti in Charid, come chiddo marocchino di chiddo egiziano, chiddo libico di chiddo siriano e così seguita. Quando, tra lo IX e lo X secolo, lo califfato, prima comandato degli Aghlabidi e poi delle Fatimidi, conquistava la Sicilia, le spedizioni militari partivano naturalmente dai locali più vicini alla Sicilia, dunque a chiassai della Tunisia. Nelle stesse zone erano medemma le colonie arabi che si aggiuccavano in tal'isola. Dunque, l'arabo siciliano via d'essere, diciamo via d'essere perché essendo una lingua morta non potremmo fare nulla affermazioni certe, una parlata simile agli dialetti arabi nordafricani, in particolare a chiddu tunisino. Tra il 1049 queste colonie arabo siciliani si aggiuccarono medemma a Malta, portando già la lingua siculo araba. Dal 1061 assubettarono i Normanni, una popolazione cristiana che veniva annunca della Normannia o di parte della Francia. Le Normanni combatterono l'arabe ed arrivarono ad arribuccare di turno l'Emirato nel 1091. A Comora la lingua siculo-araba piglia crociate differute. In Sicilia, come sappiamo, spegge e s'acquisce. Invece la lingua siciliana, una lingua di turno romanza, potremmo dire la nannava della lingua che stiamo parlando a Comora. A Malta, alla riversa, arresta e s'acquisce la lingua maltese, una lingua che invece conserva sino ad oggi la sua natura semitica. Addamentri, lo fatto che i maltesi furono una popolazione europea e cristiana, dunque una popolazione che esecutavo, potremmo dire, un destino europeo e che si scugnava di turno di mondo arabo, fa dello maltese l'unico dialetto arabo che diventava una lingua precisa e sparte unica lingua semitica esistente, scritta con l'alfabeto latino. Lo primo testo che annigiunciu in lingua maltese si chiama Alcantilena di Petru Cascero, scritto in talo corso dello 1400. Cosa interessante per noi è che questo testo, insieme a questo testo, non c'è come altri documenti che internano una questione giudiziaria di Lucasciaro, scritti in lingua siciliana. Era di fatti costumanza a Malta che da adoperare la lingua siciliana per le situazioni allettate e formali alla riversa di Lumaltisi, la lingua d'Iddi, che era invece adoperata a chiassai come lingua vernacola, e questo venne medemma dimostrato con una sfunnacata di carte di notaro scritte annunca in lingua siciliana. Questo mi ha visto a fare a riflettere, dal momento in cui ne appettemamo alla lingua siciliana, ed in particolare quando ne vogliono fare credere, pensieri politici, che lo siciliano fosse così un dialetto scrozzo parlato di qualche veggiano o di qualche malacarne. Buono al massimo per fare spettacolo e per fare vuccheria. Ne avessimo invece a ricordare di ciò che lo siciliano in realtà è. Senti dire una lingua che non solo veniva adoperata in Sicilia come lingua ufficiale, ma mi demma la Lasciania, fu considerata lingua allicciata e lingua di cultura. Lingua allicciata e di cultura, almeno sino al 1530, anno un le cavalieri di Malta fanno diventare l'italiano lingua ufficiale dell'isola, lingua che resta ufficiale sino al 1934. Dal 1798 al 1800 l'isola passa sotto l'ipotesi francese e dall'ultimata sotto la corona inglese,
Sino al 1964, annum de Malta agicau alla sua indipendenza. De fatti, l'inglese e lo francese furono due lingue che medemma influenzarono con lo maltese, seppur più picca di quanto lo fece lo siciliano. Quindi, un terzo dello lessico venne dell'arabo. A sbozzo, la metà è d'origine latina, che assai prestato lo siciliano, più picca dell'italiano, e lo 20% che resta venne dell'inglese o dello francese. Dunque, a risultare questo parentaggio con lo siciliano, quanto è comprensibile lo maltese per un parlante seculofono? Con tutto che, come dissimo Antura, ci fu un leame in tra le due lingue, lo maltese non risulta per niente una lingua semplice di comprendere. La sua natura semitica la rende piuttosto difficile alla ricchia di un siciliano. Addamenti, un siciliano venne a riconoscere una sfunnacata di parole, come veniva a dire a Comora, con qualche esempio. Scusate la pronuncia, ma mai mi studiava la lingua maltese, dunque mi arrivento a Comora a leggerla. Ma tu l'istoria al posizioni ta Malta fil Bahar Mediterran, che ha significat strategico. Che senti dire, durante la storia la posizione di Malta in talumare mediterraneo ci conà un giorgio strategico. Quindi vedremo come si riconosce la parola storia, la parola posizioni, che avviene con certezza dello siciliano, si ingadichisse la finale in I, mentre se avesse venuto l'italiano la finale avesse stato in E. Appresso la parola significat, che può venere dell'italiano come dello siciliano, mentre strategico è con certezza una parola siciliana e provenichisse la finale in U. Cosa interessante che ne fa notare Wikipedia è che lo maltese è una lingua con una natura lima surda. Senti dire che la stessa parola o la stessa frase si può manifestare in due maniere differute, una più latina, l'altra più semitica. Ad darsi la frase «lo tempio s'acciova all'altra banda della chiazza dello villaggio» si può dire in una maniera più latina «il tempio situat opposti il piazza tal villaggio» oppure in una maniera più semitica diventasse il Makdes Jinsab Beswit il Mestrah Tarrahl. Nadunamo all'antrasatta, canta lo secondo esempio, lo fatto che soprania la componente semitica, lo rende assai più complicato e più difficile per noi oggi. Di tutta maniera, se uno ci avesse una conoscenza dell'arabo e allo stesso tempo dello siciliano, si potesse, senza dubbio, insegnare lo maltese con più facilità. Bueno, grazie di avervi tagliato questo video. Se avete qualche commento sulla lingua maltese, lo potete lasciare dopo sotto. Se siete siciliani, d'origine araba, in particolare tunisini, e se c'è la congintura ad ascoltare la lingua maltese, contatene ciò che ne pensate, se la trovate più simile all'arabo o più simile allo siciliano, e se la rinesce semplice di comprendere. Invece per tutte le altre, arrinescite a comprendere l'anticchia di chi i maltesi dicono o solo qualche parola. Facetenelo sapere in tra i commenti. Grazie ancora e sta bene rica.